Mi piace ricordare la giornata della liberazione attraverso dei dipinti che hanno contribuito a far sì che non dimenticassimo dei momenti storici sia di grande violenza che di grande rivolta delle popolazioni a difesa della propria libertà. Per esempio, come nel caso della Rivoluzione francese nel 1830, Delacroix dipinge un dipinto meraviglioso, La libertà che guida il popolo. Pur andando contro Carlo X, re borbonico, che era uno dei suoi più grossi collezionisti. Felizia da Volpedo, che con il quarto stato rappresenta la resistenza dei lavoratori contro la repressione e contro lo sfruttamento del lavoro, delle campagne, le condizioni di lavoro e l'aumento del prezzo del pane, quelli che furono poi i moti di Milano che causarono anche loro morti e disperazione. La stessa disperazione è rappresentata da Renato Guttuso con Fuga dall'Etna dedicata alla tragedia dei contadini del Mezzogiorno o la fucilazione in campagna dedicata allo spagnolo García Lorca, ma di notevole importanza, se ne parla poco, ma sono dei disegni e degli acquerelli di notevole importanza di Guttuso che ha realizzato il 43-44 quando scappò a Genova per motivi naturalmente politici. Sono una serie di disegni intitolati Gott mit uns, cioè Dio è con noi. Erano dei disegni che venivano fuori dalla clandestinità e servivano a dimostrare l'impegno e l'ideologia di Renato Guttuso nel nostro paese durante la liberazione e rappresentavano il motto inciso sulle fibbie in acciaio dei soldati nazisti che attraverso questo motto si sentivano autorizzati a compiere le atrocità più orrende. Uno dei dipinti che più ci ricorda la guerra è proprio Guernica di Picasso. Guernica di Picasso, oltre che ad una scelta cromatica particolare, il bianco e il nero, che rappresentano le immagini fotografiche dell'epoca, ma anche la luce e l'ombra nella quale vertono i popoli, momenti di luce e momenti di ombra attraverso i quali la storia si ridisegna completamente. In Guernica di Picasso il cavallo trafitto dall'arancia rappresenta la Spagna, il toro impazzito rappresenta la follia della guerra, la madre che abbraccia il bimbo morto, la donna che urla dall'altro lato, tutte rappresentazioni iconografiche molto chiare, così come una luce e un occhio che guarda al di sopra, che si spera sia la luce della mente che faccia sì che queste cose non si verifichino più. Purtroppo non è così perché a tutt'oggi ancora assistiamo alla migrazione di popoli che scappano da guerre e da oppressione per arrivare sulle nostre terre e non trovano la giusta ospitalità, così come ci sono ancora guerre per dei confini, ma è più importante il confine o è più importante la vita umana? Io credo che sia questa la domanda che ci dobbiamo fare oggi, 25 aprile, giorno della liberazione, che però è stata la nostra liberazione di allora, ma purtroppo non è la liberazione di oggi.